Ciao a tutti, sono qua per presentarvi oggi. Vedete sul cellulare perché il cartaceo non l'abbiamo ancora qua. Causa coronavirus che è appena iniziata, è il librettino del comune di Anfo e delle opere del comune di Anfo. Nel comune di Anfo, durante la Grande Guerra, è stato molto importante, ma anche prima, perché era il primo posto fortificato praticamente qua sul lago. Infatti c'era maestosa rocca napoleonica o veneziana o quello che volete voi, che era il baluardo del lago. Durante la Grande Guerra, all'inizio della Grande Guerra, i generali del corpo d'armata che erano qua del genio per stabilire le fortificazioni del lago, scoprirono, cioè, diedero come obsoleta la Rocca d'Anfo. Infatti la Rocca d'Anfo, ebbe, nella difesa avrebbe sempre avuto una cosa marginale. Della Rocca d'Anfo specificatamente parleremo poco noi perché ci sono molti andate a visitarla, ci sono le guide, c'è tutto. Noi daremo solo una piccola infarinatura, parleremo di tutto il resto, daremo qualche piccola cosa della rocca. E nel comune di Anfo allora si fecero molte altre fortificazioni. Di queste fortificazioni si fortificate tutte le montagne fino praticamente al lago. Allora adesso andiamo a elencare le fortificazioni che c'erano. In più parleremo anche del generale Tiboldi, parleremo di alcune vicende successe qua, dell'Hotel Stella, del futuro Trump che doveva passare e alcune cose successe nel comune di Anfo, nonché alcune storie e vicende di soldati che raccontarono la salita alla cima ora, nonché alcuni che proprio vi erano alla cima ora, nonché alcune cartoline che sono arrivate spedite alla cima ora. Allora, abbiamo diviso il comune di Anfo come opere difensive. La più importante era Cima dell'Ora. Cima dell'Ora, che non era solo il forte di Cima Ora, ma era tutto il complesso difensivo del forte di Cima Ora. Infatti c'era il forte e le difese esterne del forte. Le difese esterne del forte erano Cima Brega, dove c'era sull'artiglieria antiaerea e le cannoniere nella roccia che governavano la valle del Caffaro. C'era Cima Baremone, Cima Ora, proprio Cima Ora, Cima Ora, dove c'erano sui bunker. E anche lì c'era la contraerea. Cima Baremon, dove vi erano su altri bunker. Rocca Pagana, dove c'erano su altri bunker. La Val Garanda, dove c'era un raccordo che si univano tutti insieme. Fino a Passo dello Spino, dove arrivava la teleferica che da Vaiale portava sul materiale al forte, che era la teleferica nascosta. Poi c'era la zona di Passo Marè, dove c'erano tutti i baraccamenti del genio, dove vi erano anche le grotte di ricovero nascoste dietro, dove vi erano i telefoni, fino ad arrivare a Cima Mughiera, dove doveva essere fortificata per la prima guerra mondiale con delle altre opere antiaeree, nonché doveva unirsi con la strada della Val di Canale che arrivava praticamente fino a qua per poter fare la nuova strada del forte per poter agevolare il trasporto. Non fu mai finita. Cima Mughiera però fu utilizzata dai tedeschi durante la seconda guerra, era una delle vette che furono utilizzate della linea blu o la linea Todd, che praticamente era qua in Varsavia. Fu costruita una strada che arrivò al forte di Baremone, una strada che univa Almaniva e le varie mulattiere che salivano da Vaiale, da Mughiera, come abbiamo detto, e da Romanterra, da Vagolino. Poi vi era tutto il complesso fortificato sotto, che parleremo adesso. Spostandoci appena appena da cima, praticamente, Baremone, scusate, troviamo tutto il versante che scendeva verso la Rocca d'Anfo, e c'era il complesso difensivo di Gatolé. Il piccolo caposaldo di Gatolé comprendeva tutta la postazione lì dove c'è adesso la baracca degli alpini di Gatolé, era su tre livelli di difesa, nonché c'era un osservatorio e due cannoni puntati. La peculiarità di Cima Gatolè, che è stata una delle prime costruite, era, insieme al forte, girata i primi mezzi verso Valvestino e Spessa, e poi furono girati verso la Valchiese, tutti i pezzi. C'era Cima Valcaè, dove c'era sulla contraerea, che era direttamente collegata con la Rocca d'Anfo e con Cima d'allora. Poi c'era Rocco Teboldi, che era uno snodo fondamentale, perché costruirono una mulattiera che andava fino a Sant'Antonio, le trincee blindate. Arrivava la teleferica praticamente dalle Tese Basse, che riforniva tutta la zona qua, nonché la teleferica che partiva da qua e arrivava sul Censo. C'era tutto il gruppo del Sertoi, tutto fortificato,
tutto fortificato su tre livelli, compresa la difesa del passo Treboldi, dove c'erano due mitragliatori messi a difesa del passo. C'era la teleferica costruita quasi a fine guerra, che era dal roccolo che c'è prima di salire sul Monte Censo. C'è tutto il complesso del Monte Censo, che era un osservatorio, anche con baracche, era l'osservatorio del lago praticamente, il Monte Censo, perché si incugnava dentro nel lago e si vedeva la Marchesa. C'era tutto lo sperone del Monte Censo che scendeva fino a toccare le mura della rocca. C'erano le difese esterne della rocca, che erano fuori dalla rocca, erano dei bunker posizionati destra e sinistra della rocca, che difendevano la rocca in roccia, scavati dentro. C'erano le difese della rocca, come detto prima, la rocca era più una polveriera, nonché una caserma con prigioni, che una opera difensiva. Era una tagliata, praticamente era una tagliata, con le sue batterie caricate veramente, che erano la Orlando e la Statuto. Furono posizionati qua dei mitragliatori, e dopo l'interno, ve l'ho detto, lo spiegheremo un po' sul libro, ma andate a farvi una bella escursione alla rocca, che la merita, che è molto bella. Poi abbiamo le piccole difese che erano su Cima Paghera, Passo dello Zeno, che anche lì era fortificata, erano piccole fortificazioni campali che vi erano messe così, e poi parleremo del porto della rocca e dopo di alcuni personaggi caduti durante la Grande Guerra di Anfo, nonché l'unico generale che abbiamo qua sul lago, che era capitano ai tempi della guerra, Triboldi, che abbiamo già fatto un video, andate a vederlo se vi serve, o se no vi faremo il PDF con tutta la sua storia. E poi parleremo dell'Hotel Stella. L'Hotel Stella era uno degli hotel più importanti che c'era qua sul lago, se non il più importante, che praticamente qua era stato inaugurato, c'è la banchetta di inaugurazione del battello, del primo battello del 1915. Qui abbiamo delle testimonianze di dei giornalisti. Da qui davanti, praticamente abbiamo una testimonianza di un generale che è passato qua, nonché di un capitano, che si sono fermati proprio dentro l'Hotel Stella, col suo stallo. E dopo abbiamo la documentazione del passaggio del re, quando è venuto a inaugurare il forte di Cima d'Allora. E dopo parleremo di tutta la zona fortificata di Sant'Antonio. Il complesso difensivo di Sant'Antonio era il complesso più innovativo che c'era qua sulla zona praticamente di Anfo, perché lì furono le trincee blindate su tre livelli praticamente che controllavano le cose. Partiva dalla cannoniera, che era quasi altezza lago, e si saliva fino alla Montesuello, Dorso Rotondo. Da qui partiva anche una bellissima mulattiera, che poi diventò trincea, che era del Montesuello, che tagliava a metà la vetta del Montesuello e si univa con un bagolino dietro, andando giù verso il ponte di Roma, verso il ponte che non mi ricordo mai, ponte d'inizio, bagolino, ponte Baia, e Prada, scusatemi, ponte Prada, e praticamente c'era la salita al Montesuello. Anfo, pur essendo piccolo, era popolato in quegli anni lì da molti soldati. Infatti l'Hotel Stella, come dicevo prima, e anche altre due o tre cose, diventeranno molto, fu molto, come si dice, la guerra fu molto importante per il paese. E in più vi erano anche le fucine. C'era un ritrovamento di racconto di due genieri che riuscirono a far andare delle fucine sul torrente Re, che le utilizzarono per fare dei materiali, dei picconi che servivano sul Monte Censo. Questo è un piccolo diario che abbiamo trovato inedito, che abbiamo avuto la fortuna di avere. In più, abbiamo trovato il progetto del passaggio del tram del 19, che qua, come abbiamo già spiegato, sul tram della Varsavia, tram di guerra, tram del Lago di Dro, altro video, andate a vederlo su YouTube o su Facebook, sulle nostre pagine. Idro nella Grande Guerra, le difese del Lago di Dro durante la Grande Guerra. Cercarle, lì praticamente c'era già lo sbancamento. Infatti la Rocca d'Anfo, se voi ci fate caso, il muro esterno, quello che adesso trovate, è stato tutto, che arriva giù verso il porto della rocca, lì c'è un buco nel muro, lì è stato tagliato per far passare il treno praticamente. Poi parleremo di altre vicende successe a Anfo. Di Anfo abbiamo trovato mo molto materiale, anche inedito, ne abbiamo trovato abbastanza, nonché bravi storici locali che hanno trovato molte cose anche loro. E nonché abbiamo avuto la fortuna di trovare un po' di materiale inedito che
Verrà buono, spero. Ve lo racconteremo con calma. Questo è il libro di Amazon.